È una pandemia nella pandemia, quella che costringe la regione Abruzzo, causa variante inglese e conseguente esplosione dei contagi, a dichiarare zona rossa le province di Pescara e Chieti per i prossimi 14 giorni, mentre la regione viene classificata zona arancione dalla cabina di regia nazionale a partire da domenica. È l'area metropolitana la più problematica, ragion per cui sotto il consiglio del CTS regionale si è deciso di imporre nuove restrizioni, prima che l'RT, ora a 1.20 tra i più alti d'Italia, secondo solo a quello della provincia autonoma di Bolzano, schizzi ancora più su, gravando su un sistema ospedaliero già in crisi, soprattutto a Pescara. La variante inglese del SARS-CoV-2 è probabilmente destinata a diventare quella prevalente nei prossimi mesi, anticipa il Ministero della Salute, ma l'Abruzzo ne sta già sperimentando la contagiosità. Infatti i dati continuano ad essere pesanti, soprattutto se si guarda alla crescita dei ricoveri e alla mole degli attualmente positivi. Nelle corsie Covid ci sono 507 pazienti, più 5 rispetto a ieri, e 53 sono in terapia intensiva, numero invariato rispetto a ieri, ma con 6 nuovi ricoveri, mentre 10.497 persone, più 178 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 11.057 e crescono in tripla cifra. I nuovi casi di coronavirus accertati dai tamponi delle ultime 24 ore sono 357, il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici, è pari al 4,2%. I decessi invece sono 7 e riguardano persone di età compresa fra i 63 e gli 83 anni. Numeri preoccupanti, insomma, che devono suggerire la massima cautela e che stanno spingendo diversi sindaci, al di là delle decisioni nazionali e regionali, a chiudere le scuole. Ultime in ordine di tempo le città di Bolognano e Chieti. Nel capoluogo le lezioni sono sospese fino a fine febbraio. Intanto sul fronte vaccini la buona notizia è che sembrano essere efficaci anche contro il virus mutato, secondo quanto affermano Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. E mentre è iniziata la somministrazione del vaccino AstraZeneca a sanitari e forze dell'ordine, molte regioni, tra cui anche l'Abruzzo, stanno studiando come riuscire a finanziare il vaccino anti-Covid italiano Reitera, ancora in fase di sperimentazione. L'obiettivo è di riuscire ad avere una preventiva produzione industriale, scommettendo sul risultato positivo della sperimentazione, che sembra dare buoni risultati. Abbiamo appreso in maniera informale, dice il presidente della Giunta regionale abruzzese Marco Marsilio, che l'importo richiesto per far partire in maniera più veloce una fase di pre-industrializzazione si aggirerebbe intorno ai 16 milioni di euro. Se fosse così, conclude il presidente, sarebbe un impegno modesto da parte delle regioni. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6, dunque Abruzzo zona arancione per volere della cabina di regia ministeriale, ma la regione Abruzzo ha deciso con l'ordinanza numero 7 di decretare zone rosse sia la provincia di Chieti che quella di Pescara. Eccola qui l'ordinanza della regione Abruzzo, che prevede l'applicazione delle misure contenute nell'articolo 3 del DPCM del 14 gennaio, dunque valgono sostanzialmente le regole solite per quanto riguarda la zona rossa, dunque bar e ristoranti solo in asporto fino alle ore 18, divieto di spostamento fuori e dentro il comune se non per gravi e motivate ragioni. E poi c'è nell'ordinanza anche il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi che comunque sono chiusi ad eccezione di quelli che forniscono generi di prima necessità. Per quanto riguarda le scuole, continuano le ordinanze dei sindaci per le chiusure di ogni ordine e grado. Laddove invece non ci siano queste ordinanze, vale quanto contiene il DPCM appunto del 14 di gennaio, cioè lezioni in presenza solo fino alla prima media per tutti gli altri studenti, didattica a distanza. E oltretutto nella ordinanza c'è anche la proroga delle zone rosse per i 3 comuni che questa settimana sono entrati appunto in zona rossa, cioè vale a dire San Giovanni Tetino, Tocco Casauria ed Atessa.
Questo per quanto riguarda le ultime sulla ordinanza varata dalla Regione Abruzzo. La raccomandazione è sempre la solita di fare attenzione e rispettare le regole anticontagio. Noi adesso ci spostiamo a Teramo, dove è iniziata la vaccinazione per gli ultra ottantenni. Il primo comune a beneficiarne è quello di Ancarano. Bonici Castelli. A come Ancarano è il primo comune della provincia di Teramo scelto in ordine alfabetico, dove da oggi prende il via il piano vaccinale messo in atto dall'ASL Teramana sugli 11.000 anziani over 80. Dopo Ancarano, l'ASL di Teramo ha già stilato un calendario per la vaccinazione e da lunedì toccherà agli altri comuni della provincia, seguendo sempre il criterio dell'ordine alfabetico. Soddisfatto il sindaco di Ancarano, Pietrangelo Panichi, da oggi infatti nel palazzetto del comune vibratiano saranno vaccinati 67 ultraottantenni. Il primo cittadino ricorda che i destinatari della vaccinazione verranno avvertiti direttamente e sarà indicata loro la fascia oraria di somministrazione. Potrà essere vaccinato solo chi è stato contattato dal comune. Chi non è stato avvertito non potrà essere vaccinato. Inoltre, agli ultraottantenni allettati, il vaccino sarà somministrato direttamente a domicilio dagli operatori dell'ASL di Teramo. Il tipo di vaccino anti-Covid che gli anziani riceveranno sarà quello della Pfizer. Inoltre oggi, al secondo lotto dell'ospedale Mazzini di Teramo, gli agenti di polizia potranno essere vaccinati con l'AstraZeneca, un vaccino che ha una validità contro il Covid del 65%. Il sindacato SIAP invita comunque tutti gli operatori delle forze dell'ordine a vaccinarsi subito, per se stessi e per gli altri. Per il comune di Teramo, quando verrà il suo turno, gli anziani saranno vaccinati in due luoghi già individuati, l'ipogeo e il palazzetto dello sport. Purtroppo si comincia già a parlare di una terza ondata di contagi in Abruzzo. I dati sull'emergenza sanitaria continuano a peggiorare e il bilancio delle vittime sale a quota 1.538. Vaccinare dunque è una priorità assoluta. E adesso ci spostiamo a Pescara, dove si concluderanno domenica gli screening per gli studenti e il personale ATA delle scuole medie, mentre la prossima settimana sarà la volta dei bambini delle primarie. Dai risultati che emergeranno il sindaco valuterà o meno la riapertura delle scuole. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, state lavorando senza sosta per far ripartire la scuola a pieno ritmo e per far questo proseguite con gli screening domani e domenica per quanto riguarda i ragazzi delle scuole medie, ma c'è una notizia proprio di pochi minuti fa, perché la prossima settimana ci saranno gli screening anche per i ragazzi, per gli studenti della scuola primaria. Domani e domenica completeremo lo screening per i ragazzi delle scuole medie. Poi ci sarà anche il 17 e il 18 saranno completati anche al comprensivo 3, al comprensivo 5, al comprensivo 6, quindi avremo finito mercoledì, giovedì finiremo con le scuole medie. Ma la grande novità è che appena adesso sono riuscito ad ottenere dalla ASL la possibilità di fare lo screening anche per le scuole primarie, quindi saranno altri 5.300 ragazzi che potranno andare a fare lo screening accompagnati dai genitori. Già domenica avremo un quadro abbastanza chiaro per quel che riguarda le scuole medie. La settimana successiva, il 20 e il 21, che faremo lo screening anche con le scuole primarie, saremo ancora più precisi e avremo le idee molto più chiare. Anche se bisogna dire che riapriremo le scuole? Qualche dubbio c'è, quindi sì, il sindaco sta decidendo, dovrà decidere assieme all'ASL e al prefetto se continuare la chiusura delle scuole. Il personale ATA e il personale docente lo faranno domani e dopodomani presso la struttura di via Tirino al centro Fiere, quindi anche il personale docente ATA sarà monitorato costantemente. Adesso purtroppo ho scoperto questa cosa, che i ragazzini da 0 a 6 anni lo screening non lo possono fare. Vediamo i risultati che ci saranno tra sabato e domenica per le scuole medie, in base a quello ci potremo dare una regolata e quindi decideremo, il sindaco deciderà se riaprire o meno le scuole la prossima settimana.
Dopo la positività di un addetto del personale scolastico, il sindaco di Montebello di Bertona, Gianfranco Macrini, ha avviato uno screening di massa rivolto agli studenti e poi esteso all'intera popolazione. Intanto la scuola è chiusa per la sanificazione. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Screening di massa a Montebello di Bertona, sindaco Gianfranco Macrini, è prettamente riservato alla popolazione scolastica dopo un caso di positività all'interno del plesso proprio delle scuole, però poi esteso anche a tutta la comunità che sta anche reagendo in maniera positiva in tanti già dalla prima mattinata a sottoporsi a questo test. I risultati sono veramente soddisfacenti. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto un positivo all'interno della scuola e abbiamo deciso di fare uno screening soprattutto per i ragazzi e personale della scuola per far rientrare lunedì tutti i ragazzi a scuola e nella massima tranquillità e sicurezza. Però la soddisfazione è che da questa mattina, siccome abbiamo aperto alle 9, ma dalle 8:30 già c'era gente che aspettava qui davanti, vuol dire che la gente è diventata veramente sensibile e coscienziosa che la tutela non è mai troppo. Ecco sindaco, rispetto alla prima fase dell'ondata, quella dell'anno scorso, dove ci furono 10 positivi a Montebello di Bertona, finì anche in zona rossa, questa volta la situazione è molto migliorata, un solo positivo, però continuate a tenere la situazione sotto controllo. Assolutamente sì. Positivi sono stati 4-5 dalla seconda ondata, diciamo, però scaglionati, uno alla volta, diciamo, appena guariva uno purtroppo diventava positivo, uno, tutti asintomatici. Approfitto per ringraziare i cittadini, il personale della vigilanza e tutti quanti perché l'attenzione è stata sempre alta, non abbiamo mai abbassato la guardia e questo anche con tanta fortuna ci ha fatto ottenere questi ottimi risultati. Ecco sindaco, dovete fare anche però così conti con il maltempo, domani è prevista la nevicata qui a Montebello, ricordiamo che siamo a due passi dalla montagna, ecco, dovesse arrivare la neve si continueranno i tamponi o saranno rinviati, però l'obiettivo del comune è riaprire la scuola lunedì. L'obiettivo è quello di riaprire la scuola lunedì, noi cercheremo, abbiamo divulgato la notizia di concentrare ad oggi per i ragazzi e personale scolastico ad oggi questi tamponi. Speriamo che domattina il tempo sia clemente e ci dia la possibilità di finire nei tempi stabiliti e poter fare i tamponi a tutti il personale, soprattutto della scuola. Ma la scuola lunedì sicuramente riaprirà. Alcuni ristoratori si rivolgeranno al TAR del Lazio e al Tribunale Civile dell'Aquila per far valere i loro diritti dopo le tante chiusure nel periodo di pandemia. Di Mattia, oggi siete in Consiglio regionale per presentare delle proposte che riguardano il comparto della ristorazione, ma siete pronti anche ad andare davanti al TAR per far valere i vostri diritti? Ma io direi che siamo, diciamo, ad un confronto con le istituzioni, un confronto dovuto dopo un anno dalla prima chiusura. Credo che sia il momento appunto di fermarsi un attimo e di riflettere. La nostra azione è abbastanza complessa e strutturata, nel senso che c'è una parte di approfondimento su quanto è stato fatto, anche nelle sedi, diciamo, giuridiche con il ricorso al TAR e il ricorso in sede civile per valutare se tutto ciò che è stato fatto è corretto o eventualmente migliorabile, e continuiamo, come già fatto in passato, il confronto con le istituzioni. Crediamo appunto di poter dare dei suggerimenti per superare uno stato di crisi troppo difficile, troppo duro da sostenere. Ma in generale il ritorno alla zona arancione non è una bella notizia per nessuno e i ristoratori partecipano di questa grande preoccupazione che investe le famiglie, anche le famiglie dei ristoratori, dei nostri collaboratori, come tutta la società civile. I ristoratori sono decisi ad andare avanti, vogliono tornare a lavorare, c'è anche questo ricorso al TAR, dunque rivolgersi anche alla magistratura amministrativa. Beh, i ricorsi sono due, uno dinanzi al TAR Lazio per contestare appunto la legittimità del DPCM e l'altro al Tribunale Civile dell'Aquila, perché collegato all'impugnazione del DPCM i ristoratori chiedono anche che lo Stato si faccia carico della loro grave situazione economica e quindi, perché questo? Perché la misura del ristoro non è sufficiente per consentire loro di proseguire nell'esercizio dell'attività una volta cessata questa grave situazione sanitaria.
E quindi si chiede o in qualche modo di ripensare, diciamo così, non soltanto la misura, ma anche il tipo di rimedio che si è individuato, altrimenti ovviamente chiederanno il risarcimento del danno. Sul DPCM invece, questo è uno dei tanti ricorsi che al momento sono stati presentati, perché a ieri i ricorsi presentati al TAR Lazio erano 67, ricorsi presentati non soltanto dai ristoratori, ma da tutta una serie di persone che esercitano altro tipo di attività. La polizia postale ha arrestato in flagranza di reato un 36enne della provincia di Teramo disoccupato, trovato in possesso di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'uomo diffondeva e scambiava, secondo quanto appurato, contenuti di sfruttamento sessuale di minori attraverso i social. Sequestrati diversi dispositivi informatici con materiale pedopornografico individuato dai poliziotti grazie ad una perquisizione informatica che ha consentito di individuare anche centinaia di immagini e video raffiguranti per lo più minori in età prepuberale, anche di 3 e 5 anni. Ed 1 milione di euro di sequestro preventivo per equivalente con i sigilli apposti dalla Guardia di Finanza di Sulmona su 12 fabbricati e 6 terreni. Il bilancio dell'operazione che ha consentito di individuare un sistema di evasione e frode fiscale realizzato con fatture per operazioni inesistenti che poi venivano compensate. I finanzieri hanno ricostruito l'inconsistenza di queste fatture emesse dalla società oggetto dell'indagine verso un'altra fornitrice di prestazioni di servizi con riguardo alla realizzazione di un avveniristico villaggio turistico a Sulmona del valore di circa 70 milioni di euro. Il progetto è poi svanito nel nulla, dicono le Fiamme Gialle, garantendo però al sodalizio agevolazioni fiscali connesse alla detrazione dell'IVA. I beni sottoposti a sequestro, quali profitti del reato tributario, potranno successivamente essere oggetto di confisca da parte dello Stato. Ancora la sanità con l'aborto, una circolare firmata dall'assessore Verì e dal direttore Damario raccomanda fortemente alle ASL di svolgere l'interruzione farmacologica di gravidanza in ospedale e non in consultorio. Subito la protesta delle associazioni, delle opposizioni e anche dei sindacati. Giuseppe Dintino. Abortire in Abruzzo oggi è ancora più difficile. Sotto forma di forte raccomandazione alle ASL, la Regione ha inviato una circolare affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza sia effettuata preferibilmente in ospedale e non presso i consultori. Il testo è firmato dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì e dal direttore generale Claudio Damario. Una scelta questa che arriva a poche settimane da quella simile fatta da un'altra giunta capitanata da un esponente di Fratelli d'Italia, quella delle Marche. È un provvedimento a favore delle donne, dice la Verì, perché il trattamento deve essere svolto in strutture mediche adeguate, cosa che spesso i consultori non sono. La questione ruota attorno alla pillola RU486, un farmaco approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che consente di abortire nelle prime settimane di gravidanza senza dover ricorrere a invasivi interventi chirurgici quali l'aspirazione e il raschiamento. In questi giorni a Pescara sono apparsi dei manifesti pro vita in cui si mette in discussione la libera scelta delle donne. Nella pubblicità la donna è rappresentata come una biancaneve inerme e la pillola diventa una mela avvelenata, ovviamente in contraddizione a quanto appurato dalla comunità scientifica. L'ospedalizzazione per il trattamento farmacologico richiede il ricovero e tempi burocratici più distesi in uno dei momenti più delicati della vita di una donna, senza contare che spesso bisogna scontrarsi con medici obiettori di coscienza che sarebbero maggioritari in Abruzzo. Qui, secondo il Ministero della Salute, sarebbe obiettore oltre l'80% dei ginecologi. E se i medici della propria città si rifiutano di collaborare, allora la donna è costretta a recarsi altrove o a ricorrere agli spesso fatali aborti clandestini. Partiti, associazioni e sindacati non si sono fatti scappare la raccomandazione della Verì. Abbia il buon gusto di dimettersi, dice la pentastellata Sara Marcozzi. Basta far politica sul corpo delle donne, fanno sapere da Coalizione Civica, che ha lanciato un sit-in per domenica mattina a Pescara in difesa dell'RU 486 e della legge 194 che dal 78 depenalizza e disciplina l'aborto. Dal centro-sinistra Marinella Sclocco e Stefania Catalano parlano di una scelta assolutamente fuori dalla storia. Si ritiri il provvedimento emanato, sollecita Rifondazione Comunista, mentre la
CGIL chiede un confronto concreto sulla medicina territoriale. I consultori, infatti, nati in maniera autogestita e regolamentati nel 75, nel corso degli anni sono stati depauperati, ridotti a corto di personale e molti sono stati costretti a chiudere. Oggi spesso non riescono più a fornire il sostegno richiesto da molte donne, in primis a livello di informazione. Lo ammette la stessa Verì, giustificando il provvedimento. L'assessore però preferisce ospedalizzare piuttosto che rafforzare i consultori pubblici. E il discorso non può che prendere una piega bioetica. In ballo c'è l'autodeterminazione della donna e quindi dell'intera società. Si spacciavano per tecnici, operai e carabinieri per mettere a segno furti in casa di anziani. Nel pescarese 6 le persone finite in manette. Vediamo. 6 persone, 3 uomini e 3 donne sono state destinatari all'alba di oggi di una misura cautelare perché ritenute a vario titolo responsabili di una serie di furti in abitazione nel pescarese mediante raggiri a danno di persone anziane indifese, facendosi credere amici di famiglia, tecnici ed operai ed in un caso persino appartenente all'arma dei carabinieri. L'operazione portata a termine nella mattinata di oggi dai militari dell'arma del Comando Provinciale di Pescara è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo adriatico e le misure cautelari emesse dal GIP su richiesta del PM titolare delle indagini. 4 persone sono finite in carcere, 2 agli arresti domiciliari. Le indagini erano iniziate nella primavera del 2020 ed i reati scoperti sono stati commessi tra il mese di dicembre 2019 e l'agosto del 2020. Come ricostruito dagli inquirenti, prima di agire gli indagati studiavano le vittime, le abitudini, le amicizie e le frequentazioni in modo da rendersi maggiormente credibili. Il gruppo agiva sempre in squadre formate da 3 persone in modo da entrare nelle abitazioni e saccheggiarle in pochi minuti, portando via oro ed oggetti di valore, ma anche tessere, bancomat o carte di credito con cui venivano prelevate cospicue somme di denaro e venivano effettuati costosi acquisti in negozi di abbigliamento ed elettrodomestici. Gli indagati si spacciavano per tecnici del gas e in alcune occasioni anche per militari dell'arma. Adesso parliamo delle discariche di Bussi sul Tirino perché il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva del Ministero, lasciando dunque valido l'annullamento, la sentenza riguardo l'annullamento della gara d'appalto, dando così sostanzialmente ragione a Regione Abruzzo. Vediamo il servizio. Il Ministero dell'Ambiente perde ancora e il progetto di bonifica può andare avanti. Roma aveva annullato la gara d'appalto, già vinta dalla ditta belga Decdeme, per la bonifica delle aree inquinate di Bussi sul Tirino. Lo scorso 3 dicembre il TAR aveva giudicato illegittimo l'annullamento e il Ministero era ricorso in Consiglio di Stato. Quest'ultimo ha rigettato ieri la richiesta sospensiva proposta dal Ministero, fissando l'udienza in merito al 13 maggio prossimo e ha respinto la pretesa di Roma di sospendere l'efficacia della sentenza del TAR. Quindi la Decdeme, secondo la legge, ha ancora diritto a integrare un progetto di bonifica, mentre la Edison deve provvedere alla messa in sicurezza. Su questo il colosso energetico è in ritardo. Finora ha allestito il capping, il rivestimento geotessile, su meno del 10% delle discariche. Il Ministero rinuncia ad andare in tribunale e riunisca il tavolo delle istituzioni, fanno sapere dalla giunta regionale. Nel frattempo le sostanze cancerogene e tossiche lì seppellite continuano a contaminare l'ambiente. I rapporti dell'ARTA sono inquietanti. Piombo, mercurio, cloruro di vinile, chi più ne ha più ne metta, continuano a inquinare il terreno, la falda acquifera e l'area di Bussi. La bonifica è attesa dal 2007, anno in cui furono scoperte le discariche 2A e 2B. La strada però è ancora lunga e percorre le sedi giudiziarie. Oltre al procedimento del Ministero riguardo la gara d'appalto, con la Decdeme che per l'annullamento aveva richiesto risarcimenti milionari, è attesa anche la sentenza della Cassazione riguardo Edison, che da Provincia di Pescara, TAR e Consiglio di Stato è ritenuta la responsabile dell'inquinamento. E adesso lo sport con il calcio di Serie B in primo piano. Domani alle ore 14 il Pescara ospita il Venezia con l'obiettivo di dare continuità al pareggio di Empoli e risalire dall'ultimo posto in classifica ritrovando una vittoria che manca addirittura dal 4 di gennaio. Squalificato Busellato, al suo posto c'è il rientrante De Sena. Vediamo il servizio di Andrea Costantini.
Il pareggio di Empoli ha fermato l'emorragia. Il Pescara è tornato a fare punti dopo 4 sconfitte e Roberto Breda ha per ora allontanato lo spettro dell'esonero. La classifica resta però pessima e domani all'Adriatico contro il Venezia il Delfino dovrà ripartire dall'atteggiamento messo al Castellani e poi ci vorrà qualcosa in più per battere i Lagunari che stanno giocando un ottimo campionato e sono in striscia di 4 risultati utili consecutivi. Non c'è verso di pensare che ora il calendario è duro, servono punti a prescindere dall'avversario. Sollecitato a tal proposito, Breda, che ha lasciato il 4-3-2-1 ed è tornato al 3-5-2, analizza la questione modulo, la sterilità degli attaccanti e il numero 0 alla statistica gol dalla panchina per il Pescara. Sul discorso del modulo, qua potrà anche essere che in futuro o gara in corso in certi momenti della stagione puoi anche magari tornare a riutilizzarlo, quindi non è che una cosa va abbandonata definitivamente. Credo che non con i risultati, ma in certi momenti della gara ha dato anche qualche buon segnale. È logico che va migliorato e bisogna lavorarci. E in questo momento il tempo per lavorarci non è che ce ne sia tantissimo. Sul discorso dei gol, ci mancano gol da tante parti, da parte degli attaccanti e da parte certamente anche di chi entra, perché è logico che tante volte la differenza fa anche chi entra. Come impegno, come spirito di mettersi a disposizione, non posso fare nessun tipo di... posso solo fare complimenti ai ragazzi perché vedo che entrano sempre bene, però anche l'idea di essere determinati anche in poco tempo, secondo me dovrebbero iniziare a viverla, perché anche giocare un quarto d'ora, 20 minuti, tante volte può essere sufficiente per essere determinante per il fine del risultato. Sia soprattutto Setter, ma anche Galano non sono riusciti a dare una certa continuità, perché Galano è vero che è secco da dicembre, però è anche vero che non gioca da 3-4 partite, e Setter ugualmente ha qualche problema. Però è logico che una squadra vive anche soprattutto dei gol degli attaccanti, in qualche maniera anche attraverso Odgar, attraverso altri ragazzi, dobbiamo trovare una certa vena realizzativa con più costanza. Fuori Busellato per squalifica e con Giannetti e Maestro alle prese con infortuni, Breda recupera Sorensen che può strappare a Gut una maglia da titolare nella difesa, che per il resto dovrebbe vedere le conferme di Balzano a destra, Bocchetti e Scognamiglio, mentre in Zita contende una maglia a Masciangelo. In mezzo con Rigoni non al top per un dolore alla caviglia, sarà il rientrante De Sena a prendere il posto di Busellato. Centrocampo completato da Valdifiori e Tabanelli, mentre si ripartirà da Macin e Setter in attacco. Nel Venezia out il portiere Lezzetti. Stagione finita. Vacca, Bjarkason, Carlson e Milimaki. Ballottaggio in difesa tra Felicioli e Molinaro. In avanti occhio a Forte, co-capocannoniere con 12 reti, sostenuto da Aramo e Di Mariano. Venezia è una buona squadra, perché al di là dell'ultimo risultato vede da una serie positiva e da prestazioni positive, cambiando qualcosina, perché usa sempre la difesa 4 con dei terzini di spinta, e alternando i 6 da centrocampo in avanti, perché ha fatto 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-3, e anche nel corso della partita ha queste continue variazioni di posizione, però appunto ha anche dei punti deboli che l'abbiamo visto con l'Empoli, perché anche l'Empoli è una squadra che non è che hanno tirato in tanti in porta, noi delle situazioni interessanti le abbiamo create, quindi dobbiamo essere bravi a interpretare quella partita, la partita sulla falsa riga di quella di Empoli, con grandissimo equilibrio, poi dopo cercando di migliorare certamente anche l'aspetto di sviluppo. Tra Pescara e Venezia bilancio in perfetta parità, 10 vittorie ciascuno e 10 pareggi. All'Adriatico però sono giunte 8 di quelle vittorie, a fronte di 4 pareggi, l'ultimo lo scorso campionato 2-2, e 3 sconfitte, l'ultima nell'aprile 2001, 2-3. Ultimo successo del Delfino, l'1-0 del dicembre 2018 con firma di Brugman. Arbitro il Luzzi di Molfetta, che ha diretto il debutto vincente di Breda lo scorso dicembre. E chiudiamo con il programma delle gare del fine settimana del calcio a 5 della pallavolo. Partiamo dal futsal. In A, domani alle ore 15 al Pala Rigopiano la Color Max Pescara riceverà il Catania. Alle 18.30 la capolista Acquesapone Unigros giocherà a San Giuseppe Vesuviano. In A2 la Tombesi Ortona alle 16 sarà ospite del Gubbio. In B, sempre alle ore 16, la Real Dem Montesilvano scenderà in campo a Bitonto. In A femminile, domenica alle 16, il Montesilvano affronterà il Bisceglie al Pala Rigopiano. In A2, sempre domenica alle 12, anticiperà
il Florida Pescara, il match contro il Firenze alle 15 in programma a San Giovanni Persiceto Orione Avezzano, e alle 15.30 sarà la volta del Francavilla sul campo del Foligno. Invece, per quanto riguarda la pallavolo, in A2 rinviata sia Cortona-Taranto, in A3 altro turno interno domenica alle 19 per la prima della classe a Bapineto contro la Roma, in B alle 18 di domani il Paglieta ospiterà l'Andria, alle 19.30 l'Alba Adriatica se la vedrà in casa con la capolista Macerata. In B1 femminile è rinviato il derby fra Chieti e Altino, in B2 domani l'Arabona alle 18 riceverà il Fermo, domenica alle 17.30 derby al Pala San Gabriele tra Impianti Futura Teramo e Gada Pescara 3. Termina qui questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.